A Carpi, facile il gioco di parole per cogliere l'attimo, pescare in cerca di punti, consapevolezza e continuità. Squadra decimata, ben 9 assenze, oltre ai soliti noti anche Crescenzi e Zampano. A distanza di 3 anni, nuovo debutto in biancazzurro per Antonio Balzano, a centrocampo prima da titolare per Canutè, Brugman e Mezzala. Per contro 3-5-1-1, Sabbione nel trio di centrali di difesa completato da Poli e Ligi, Jelenic e Pasciuti sulle fasce, Giorico regista, Saric e Saber, mezzali, Concas nella terra di nessuno alle spalle del rientrante Bakogu, in panchina gli ex Serraiocco, Vittorini e Brosco. Nel primo quarto d'ora nulla di rilevante, ci prova Saber dalla distanza, tiro prevedibile, nessun problema per Pigliocelli. Al 20° da Brugman a Del Sole, controllo dal limite sinistro centrale bloccato in 2 tempi da Colombi. 2 minuti più tardi, sugli sviluppi di un corner, Sabbione stacca pericolosamente in anticipo su Coda ma non trova la porta. 24° Carpi vicino al vantaggio, spunto di Pasciuti che alza la testa, espira Bakogu, Balzano fa volume, azione di disturbo provvidenziale, pallone sull'esterno. Minuto 29, splendida controfuga del Pescara, Del Sole, Pettinari, arriva Brugman al rimorchio che la mette in mezzo invece di concludere da posizione invidiabile, grande opportunità fallita dei biancazzurri. Preludio tuttavia al gol, 36° manovra insistita, avvolgente, Balzano, inserisce di Koulibaly, invito basso, Capone brucia tutti e con un destro ravvicinato fredda Colombi per il gioiellino dell'Atalanta, terzo gol consecutivo in 4 partite. Si chiude qui il primo tempo, Carpi 0, Pescara 1. Ripresa, subito un cambio, Manconi punta di ruolo, rimpiazza Concas, Calabro inverte le posizioni degli esterni, Jelenic a destra, ovvero la sua fascia di competenza, Pasciuti sul versante opposto, stessa cosa dicasi per le mezze ali. Saric e Saber al 9° disattenzione nelle retrovie, assist di Giorico per Saber che svirgola e spreca un'ottima chance. 16° ripartenza biancazzurra da Koulibaly a Del Sole, affrontato da Ligi, gran sinistro e prodezza di Colombi che devia in calcio d'angolo. 19° ancora in evidenza Del Sole, parte il cross, Pettinari sbuca alle spalle di Sabbione ma non trova lo specchio, Benalì per Capone, Belloni rileva Giorico. Al 24° Ganz in luogo di Pettinari, 33° Brugman, ricamo per Del Sole che precede Poli, prova a coordinarsi, anticipato in extremis da Colombi. 35° fuori Saber, dentro il terzo attaccante Malcore, 3-4-2-1. 3 minuti più tardi Jelenic salta Brugman, arma il destro, brivido, in realtà l'unico dei secondi, 45 minuti, braccia al cielo, seconda partita senza subire gol, soprattutto prima vittoria esterna stagionale, non accadeva da 16 mesi, avanti così.